Ciao Casa Blue Star, siamo sempre noi di Talking Dolphin TV e vi abbiamo portato oggi a casa dell'artista Paul Frank Wagner. Già lo conoscete, è lui il nostro artista che lavora, fa tutto il lavoro con le corde. Gli facciamo un'imboscata per vedere cosa passa nella sua mente, cosa sta pensando, cosa vuole pitturare. Andiamo Sandra, forza, vieni. Andiamo. Siamo alla porta, questa è Casa Blue Star Miami. Vediamo chi c'è. Oh, che roba è questa? What's up? How you doing? Come state ragazzi? Bene, come state? Bravissimo, parlano pure in italiano, Sandra. Your father is here, tuo padre è qui? Yeah, he's right doing his art. Ok, let's go and see it. Perfetto, venite. Venite. Andiamo. Andiamo a cercare il porto, dai. Porta ragazzi, venite. Mi porto nello studio dove mai nessuno è entrato, solo Casa Blue Star. Perfetto, mi piace. Paul, siamo noi, Casa Blue Star. Casa Blue Star. Come va, Paul? Va bene. Ti piace la sorpresa, eh? Sì, una muy grande la sorpresa. Oggi vedremo come Paul fa un quadro. Guardate, è pronto per noi. Adesso Sandra ti faremo vedere delle scene e Paul ci farà sapere quello che pensa, no? Sì. Mentre pittura, è fantastico. How you feel right now? Mi sono un po' frustrato. Why? Je sais pas. Bon. Parce qu'en fait la peinture ne s'applique pas sur la toile exactement comme je veux. Mais bon. Ça va mieux se passer. C'est juste la première couche. Guarda lassù, che te devo dire. Adesso Paul sta facendo un altro un ritratto mio per l'esposizione, perché vabbè, molti verrà anche il tuo ovviamente, perché vieni a fare praticamente poi ogni personaggio di poi non abbiamo avuto di spiegarti bene, ogni personaggio che fa parte di questa storia, capito? Arriverà a un certo numero e si fermerà, saranno i leader protagonisti. E Paul, la sua ispirazione in questo momento è appunto di fare dipinti di tutte le persone che hanno organizzato questo progetto. Non è una cosa originalissima, è bello, no? Ciao Sandra, siamo tornati qui a Casa Blue Star a spiare un po' Paul mentre fa questo crowd pazzesco. Vuole pitturare la camera e proprio facciamo questa intervista per cercare di scoprire, Sandra, cosa passa nella mente di un artista quando pittura, quando dipinge, come meglio dire, ormai sono un italo-americano e non so parlare più bene di italiano. Allora facciamo questa domanda a Paul in italiano. Paul, cosa pensi quando dipingi? What do you think when you painting? Italiano? Sì, certo. Cioè, poi ti aiuto io con la traduzione, ovviamente. Okay. Mi sto pensando. E sta dipingendo? Che vuoi appintare a tutto il mondo! E sta pensando che vuole dipingere tutto il mondo. Tutto il mondo! E cosa ti dice il colore? What did the color tell you, Paul? Colors are the people. Il colore per lui sono le persone che lui incontra, con cui lui parla. Cada persona tiene il suo colore. Ognuno di noi ha un colore, lui riesce a vedere questo colore. Adesso nel fondo guardiamo alcuni dei dipinti di Paul, ma per questo dipinto che lui sta facendo adesso ci ha chiesto di non rivelare il soggetto fino alla fine, dunque
seguiamo la tecnica ma non vedremo il dipinto durante la messa in opera. And Paul, tell Casa Blu Star, how you feel about the experience with Casa Blu Star? Come ti senti con l'esperienza di Casa Blu Star? Super bien. Yeah? Sì, super bien. Mi encanta parlare italiano con gli italiani, ya che non parlo italiano. Mi piace parlare con gli italiani, anche se non parlo bene italiano. Mi encanta la cucina italiana. Mi piace la cucina italiana, ovviamente. In questo siamo, possiamo dire, anche se tu sei francese, Paul, possiamo dire che l'italiano è il numero uno. No. E il numero due? Due. Allora, il numero... E chi è il numero uno, Paul? In cucina francese numero uno. Questa diciamo che è proprio una lotta napoleonica, diciamo, questo continuo lotta tra Francia e Italia per il trono sia dell'arte, sia della cucina e sia della musica. Senti, Paolo, io ti voglio dire una cosa, secondo me vinciamo anche l'Italia ai campionati mondiali, eh? No, non miro il football. Non guarda il calcio, vabbè, ragazzi, tanto noi vinciamo lo stesso. E Sandra, ti volevamo ringraziare dell'opportunità che ci hai dato come Talking Dolphin TV di essere nel tuo canale, che ci dai ancora e spero che ci darai. Ti mandiamo un bacio per il momento. E ciao, ciao Casa Blu Star!